gruppo storico di Sabbioneta che inizierà questa nostra manifestazione, questo nostro incontro. Prego di liberare il centro del corridoio con i costumi d'epoca cinquecentesca, con le nobili donne, nobili uomini vestiti decisamente molto ricchi, riguardano un tempo particolare del Rinascimento italiano. E qui al centro vediamo la Giulia Gonzaga vestita in accanto a questo, eccola qui, la nostra Giulia Gonzaga. Allora, come tutti sapete, quest'anno, il 2013, ricorrono i 500 anni dalla nascita di Giulia Gonzaga, una donna che non ha bisogno di presentazioni perché conosciamo la sua storia e soprattutto quella storia che ha unito due territori, quello di Fondi e quello di Sabbioneta, Gazzuolo, dove è nata e con Messaggio. E questo incontro è nato da un'idea dei nostri, come possiamo definirli, amici, ecco, amici di Sabbioneta, con Messaggio e di Gazzuolo, che hanno espresso il desiderio di venire a Fondi a visitare i luoghi dove è vissuta Giulia Gonzaga e anche il luogo dove ha dato i natali a Vespasiano Gonzaga Colonna, che poi ha realizzato e ha costruito Sabbioneta. Questo incontro è un momento felice perché chiaramente darà il via ad altri appuntamenti, altri momenti nei quali potremo ricambiare la visita. Intanto verranno presentati anche i figuranti in costume storico e intanto io voglio anche presentarvi che abbiamo una rappresentanza del gruppo folclorico Città di Fondi, nato nel 1968, che richiama gli usi e i costumi nostri contadini originali. Vedete anche le calzature, in modo particolare le scioce, che caratterizzano la nostra terra, dedicata alla terra e all'agricoltura, ma ci sono anche gli abiti, ognuno diverso dall'altro, che è l'abito della festa, l'abito del lavoro, e quindi possiamo vedere questo intorno al 1800, 1700, 1800, questi abiti e questi costumi. Qui vi presento le autorità presenti, e inizio dal sindaco di Commessaggio, che è anche il coordinatore dei comuni della zona attorno a Sabbioneta, che è Andrea Sanfelici, il sindaco di Fondi, il dottor Salvatore De Meo, e l'assessore di Sabbioneta, Franco Alessandria, assessore allo sport e politiche giovanili, e l'assessore al turismo del comune di Fondi, Beniamino Maschietto. C'è anche presente dirigente del CREA, che è un organismo che custodisce questo luogo dove siamo, un luogo meraviglioso, restaurato di recente anche dalla felice idea che ebbe a suo tempo il presidente del Consiglio regionale del Lazio, il attuale senatore Claudio Fazzone, che acquisì nel 2001 9 monumenti di Fondi e quindi poi che sono stati restaurati e restituiti alla fruizione dei cittadini. E il dirigente è Alessandro De Filippis. Sono presenti anche miei colleghi, questa è la parola che cercavo, amici e colleghi, perché io sono il presidente della Prologo di Fondi, il presidente della Prologo di Commessaggio, Federico Agosta Del Forte, che magari se ti alzi in piedi così ti vedono. E poi c'è il coordinatore delle Prologo del bacino, chiamiamolo così, di Sabbioneta, in particolare di Gazzuolo e di Commessaggio, eccolo qui in costume d'epoca, ed è Alberto Sarzi Madidini.
Sono anche presenti diversi rappresentanti dell'associazionismo fondano, tante associazioni, fondi Viva sotto questo aspetto di volontariato e di associazioni e che sono presenti proprio perché sono interessati affinché questa amicizia si possa consolidare nel tempo. Infatti stiamo parlando per dire di a breve, brevissimo, fra qualche mese, ricambiare questa nostra visita da voi a Sabbionete in modo particolare e poi nei comuni vicini. E questi amici presidenti, rappresentanti delle associazioni che rappresentano la spina dorsale anche della società civile fondana e che in fondo rispecchia la fondanità. Dico fondanità che in fondo è, possiamo racchiuderla in una parola, l'ospitalità, perché affondi tutte le persone che in qualche maniera nel corso dei secoli sono venute a fondi per tantissimi altri motivi, a fondi hanno trovato fortuna e hanno dato a loro volta il meglio di loro stessi in tutte le professioni e che poi ha fatto in modo che questa città possa così progredire, crescere e questo avviene. Non sappiamo perché avviene questo, ma Fondi ha questa particolarità di dare spazio a chi viene da fuori, che possa trovare ospitalità e possa esprimere il meglio di loro stessi. Bene, io mi fermo perché questo incontro sarà molto breve, relativamente breve, perché ci saranno dei saluti delle autorità, poi ci sarà un intervento, 10 minuti, di uno storico di Fondi, Massimo Rizzi, che avremo modo di ascoltare, che ci ambienterà un po', a chi già lo sa, a chi non lo sa, la storia di Giulia Gonzaga, la storia di Sabbionete, la storia nostra, insomma, perché siamo qui in questa sera. E termineremo con uno scambio di doni e poi anche con un coffee break, perché no, tutti insieme in amicizia. Allora, Sindaco di Fondi, visto che sei il padrone di casa, la prima la parola a Salvatore De Meo. Grazie, buonasera e benvenuti. Benvenuti nella città di Fondi, ai colleghi amici delle città di Sabbioneta e Commessaggio e soprattutto a voi che siete ospiti nostri, presidente della Prologo, coordinatore delle Prologo. Benvenuti in questa città che ci vede uniti per il tramite di Giulia Gonzaga, città che è onorata di ospitarvi perché possa essere questa occasione per rivedersi e per consolidare questo rapporto di amicizia nato tramite le due Prologo, o le tre Prologo considerando anche quella di Commessaggio, e che spero possa coinvolgere sempre più le due città, le due comunità, perché questo filo storico possa essere elemento di affinità. Due comunità lontane ma vicine, vicine per questo momento storico che ci ha visto uniti, che noi riportiamo con orgoglio, così come sono convinto anche voi, avendo seguito a distanza la vostra storia, e tutto quello che voi avete saputo anche mettere al centro di questo personaggio e della sua famiglia. Questo luogo che ci ospita è un luogo che noi abbiamo recuperato da poco, lo diceva il presidente della Prologo, Gaetano Orticelli, al quale devo rivolgere un sentito ringraziamento perché come suo solito ha saputo organizzare, e non è la prima volta, questi rapporti di amicizia che sono dei momenti di crescita civile, crescita in tutti i sensi, perché quando c'è il confronto, soprattutto con comunità diverse, non può che esserci un guadagno in termini di esperienze. Ed è proprio questo luogo che diceva Gaetano essere stato recuperato grazie ad un intervento nel 2001, che oggi lo vede ritornare ad essere cuore pulsante della cultura cittadina e non solo. In questi luoghi, tantissimi anni fa, la nostra, dico nostra perché di entrambe le comunità, Giulia Gonzaga fece di questo luogo la piccola Atene per quel momento di splendore culturale e senza essere presuntuoso, in questi ultimi anni credo che Fondi sia ritornata ad essere centro culturale e lo si deve soprattutto a quelle tante associazioni, molte delle quali presente qui perché non hanno mai fatto mancare il loro supporto e ci hanno permesso di vivere un momento eccezionale, straordinario e brillante.
momento che vive la città, soprattutto nei periodi più caldi, ma non solo, visto e considerato che abbiamo un calendario intenso di iniziative dal 1 di gennaio al 31-12, un'attività intensa che molto spesso risulta essere anche frenetica, ma una frenesia che appartiene anche alle comunità del centro-sud, ma che vi posso garantire essere piacevole e trascinante. Io ritengo che questa visita possa veramente rappresentare l'inizio, speriamo di poter dar seguito all'impegno assunto dal Presidente della Prologo Fondi, ossia di subito ricambiare questa gradita presenza, sperando anche nella mia presenza personale nella delegazione che vi raggiungerà nei prossimi mesi, sperando che veramente ci possano essere ulteriori circostanze di intenti che, da cui possono venire fuori anche altre opportunità. Vedo per esempio l'associazione del Bed and Breakfast, altre associazioni culturali, sono sicuramente questi momenti che noi mettiamo a disposizione dei nostri concittadini, da cui mi auguro possano venire fuori anche opportunità turistico-ricettive, di attrazione, perché questo è sempre stato lo scopo della Prologo, alla quale noi abbiamo sempre dato massima vicinanza, perché si possano creare le condizioni per far crescere questa comunità, una comunità operosa, una comunità che avrete modo di vedere in questi due giorni intensi, come vive intorno anche a delle sue peculiarità, una tra tutte il mercato ortofrutticolo, che risulta essere una delle più grandi attrazioni imprenditoriali dell'Europa e che vi darà il senso di quanta laboriosità caratterizza questo territorio, una laboriosità che è corrisposta di altrettanta creatività culturale, a tal punto che quella fondanità a cui faceva riferimento il nostro Presidente è una fondanità che ci ha visto essere ricordati per aver dato i natali a Libero De Libero, noto poeta, a Giuseppe De Santis, il maestro del neorealismo, a suo fratello Pasqualino per essere maestro e direttore della fotografia e tanti, tanti, tanti altri, non ultimo Domenico Purificato, maestro pittorico che ci ha visto essere giustamente noti a livello internazionale. Questa è la fondanità, una fondanità che spero voi possiate apprezzare con questo rapporto di amicizia che ci vede anche contraddistinguere per un senso di ospitalità molto 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 più accentuato rispetto a tante altre comunità, non solo di questo territorio ma credo anche di tutta l'Italia. Io vi auguro una buona permanenza perché possa essere questa circostanza l'inizio di una gustosa visita in una città che noi ultimamente continuiamo a definire città di gusto, gusto perché è piacevole viverla, gusto perché abbiamo tantissime cose da vedere e soprattutto tantissime cose anche buone da mangiare. Grazie a tutti e buon proseguimento. Dopo aver ascoltato l'indirizzo di benvenuto, di saluto del sindaco, anche il dottor Alessandro De Filippis, che è dirigente del CREA, può dare un saluto in questo luogo che ci ospita. Buonasera a tutti, sono lieto di appunto ricevervi come amici oltre che come ospiti. L'anno scorso noi abbiamo organizzato una mostra sul guardaroba di Giulia Gonzaga e in questa occasione del cinquecentenario dalla nascita di Giulia Gonzaga mi piacerebbe poter organizzare anche con il vostro aiuto tramite appunto la Prologo di Sabbioneta e degli altri comuni del Mantovano a noi legati tramite appunto la famiglia Gonzaga Colonna, una mostra anche fotografica sulla città di Sabbioneta. E mi auguro che riusciremo ad organizzare questo, se riusciamo anche a contraccambiare questa vostra visita nel più breve tempo possibile. E di nuovo un saluto. Grazie, grazie. Adesso un saluto dell'assessore al turismo, che poi è un po' il punto anche di riferimento per possibili nuove contatti che possiamo avere tra la nostra zona e quella di Sabbioneta, dottor Beniamino Maschietto. Innanzitutto mi associo al benvenuto del nostro sindaco, però sindaco ti voglio dire una cosa, tu puoi dire tutto quello che vuoi su Fondi, hanno detto che Sabbioneta è molto più bella.
Quindi dobbiamo effettivamente fare questa verifica e se il nostro sindaco ha detto che vuol far parte della delegazione, veramente l'avete incuriosito. Vedremo. Noi intanto, come assessorato al turismo, vi rinvitiamo l'anno prossimo, fra 2 anni, a vedere com'è cambiata la nostra città. E quindi vi aspettiamo. Mentre venivo, mi veniva in mente, lo dicevo già prima al sindaco, le parole di Virgilio. Virgilio me lo ricordo non perché voglia fare sfoggio della mia cultura, che non ho, però mi ricordo che disse: Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc partenope. Giulia Gonzaga è nata a Mantova, i fondani l'hanno rapita, forse riposa a Napoli. È una storia che ci unisce. E quindi di questo, come diceva il sindaco, è un motivo di approfondimento della nostra amicizia. Noi ne siamo veramente grati e, come diceva il nostro sindaco, la fondanità, a questo noi ci teniamo. Voi avete detto che Sabbioneta è più bella, ci crediamo. Però avete visto una parte di fondi, e però permettetemi che noi abbiamo un valore aggiunto che voi non avete. Noi abbiamo il mare, abbiamo il sole, gustiamoci questo. Beh, ci voleva questo intervento. Allora, no, è un completarsi a vicenda. E allora, l'assessore allo sport di Sabbioneta, Franco Alessandria. Io vi porto 2 righe del sindaco. Porto i saluti dell'amministrazione comunale di Sabbioneta, in particolare del dottor Marco Aroldi. E sono lieto di essere ospite della città di Fondi, che occupa una gloriosa pagina della storia di Sabbioneta. Il vincolo tra le nostre 2 città fu stretto in occasione del matrimonio tra Vespasiano Colonna e la bella Giulia Gonzaga e resta ancora oggi indissolubile. La grazia, l'abilità diplomatica e una certa scaltrezza tipica delle donne di casa Gonzaga fece sì che Fondi diventasse ricettacolo di una delle corti più raffinate del Rinascimento italiano. Come scrive il poeta Gandolfo Porrino, segretario di Giulia nella terzina di una delle sue liriche, quel secolo fu ben santo e perfetto, e quella fu la vera età dell'oro, o felice a quei di Fondi e Traetto. Cito questi versi per sottolineare, attraverso la testimonianza di uno dei familiari della nobildonna, che la contea di Fondi e il ducato di Traetto allora godessero di rinnovato splendore culturale, grazie alla giovane vedova Giulia Gonzaga. Del resto, in questo clima nasce e fu educato Vespasiano Gonzaga Colonna, sotto le amorevoli cure della zia. Senza Fondi, la Vitas Nova di Sabbioneta, gioiello dell'architettura manierista, non esisterebbe e oggi non saremmo qui in visita nella nostra splendida cittadina. L'occasione di questo incontro nasce soprattutto dalla ricorrenza del 500° anniversario della nascita di Giulia, avvenuto a Gazzolo, non lontano da Sabbioneta, nel 1513. La nobildonna se ne andò dalle terre lombarde del padre ancora bambina e giunse a Fondi nel 1526 in occasione delle nozze con il Colonna, accompagnata dal fratello Luigi detto Rodomonte. Galeotto fu l'incontro tra il valoroso capitano con Isabella Colonna, la giovane figlia del signore di Fondi. Le cronache e i poemi del tempo celebrano l'amore tra i due, che suscitò la curiosità di tutte le corti italiane del tempo. La storia ne è testimone. Vi porto anche i saluti dell'assessore Giovanni Sartori, che fu in visita a Fondi nell'estate 2010. Lo stesso si è raccomandato di ringraziare nuovamente il sindaco Salvatore De Meo per l'ottima accoglienza avuta e per aver respirato l'aria di una terra accogliente e familiare. Un saluto e un grazie particolare a Gaetano Orticelli, presidente dell'associazione Proloco Fondana, per l'impegno profuso nell'organizzare il nostro soggiorno e qui per aver voluto unitamente al consesso sabbionettano questa visita. Grazie. Bene, e il sindaco di Commessaggio, Andrea Sanfelici. Solo 2 parole, visto che chi ha parlato prima di me ha già detto tanto. Commessaggio è tra Gazzuolo e Sabbioneta,
A Gazzuolo è nata Giulia Gonzaga, a Sabbioneta Vespasiano Gonzaga. Noi abbiamo una torre, abbiamo un paese che è un po' frutto del spirito architettonico di Vespasiano Gonzaga. Anche noi come comune di Commessaggio siamo in un territorio assolutamente permeato dalla cultura di Gonzaga e fin da piccoli cresciamo in mezzo a questi palazzi, queste vie, questi luoghi che ci hanno sempre ispirato. E quindi per noi è proprio un marchio del territorio. A differenza di qua, noi abbiamo delle terre basse, sempre invase dall'acqua, quindi terre di acqua e di fiume, che sono anche dei fiumi pescosi, ma certo non il vostro pesce, comunque diciamo che anche noi abbiamo le nostre caratteristiche ambientali degne di essere visitate. Quindi colgo l'occasione per invitarvi anche nel mio piccolo comune, qual è. Però abbiamo, come penso, ho sentito anche voi, uno spirito di accoglienza molto, molto radicato. Infatti diciamo che noi contrastiamo un po' il fatto di essere piccoli con un cuore grande e qua già ve lo offriamo per la prossima visita che farete. Quindi ringrazio la Proloco, il sindaco, l'assessore alla cultura, ringrazio anche tutte le persone che hanno aderito a questa iniziativa, che sono venute qui a Fondi e anche le associazioni qui presenti, perché vorrei che questo fosse l'inizio di un legame che vada avanti, di scambio anche di iniziative culturali, come vedo che qui state portando avanti e come anche noi insomma cerchiamo di fare, vedendo anche le persone con gli abiti storici che sono venuti, che per far vedere un piccolo pezzo di quello che stiamo facendo nei nostri comuni. Ringrazio tutti e già penso che mi divertirò a vedere il vostro paese, anche il sole, il mare, tutto quello che c'è. Grazie ancora. Grazie. Ed ora proseguiamo in questa maniera, daremo la parola allo storico Massimo Rizzi, dopo di lui ci saranno interventi dei rappresentanti delle Proloco di Commessaggio e di Sabbioneta e dopo ci sarà lo scambio di doni, quindi le persone addette a prendere questi doni fisicamente di prepararsi e quindi allora cedo volentieri il microfono a Massimo Rizzi. Prima di tutto un caloroso benvenuto ai nostri ospiti e un saluto ai nostri amministratori. Io cercherò di essere breve, ma io sono stato incaricato di relazionare sulla figura di Giulia Gonzaga e di Vespasiano. Ma più che fare questo, mi sembra ci ha già pensato abbondantemente la collega, quindi più che fare questo io metterei in evidenza quelli che sono i punti in comune che abbiamo con queste città. Che mi pare io sono stato a Sabbioneta 2 anni fa ed è una città che ha la dimensione onirica, perché sembra di vivere in un sogno. C'è una calma piatta, una calma surreale, e questo è vero, chi c'è stato può confermarlo. Dovuta a che cosa? Dovuta al fatto che il linguaggio urbanistico è rimasto cristallizzato al 1591, quindi questa è una città che è nata e morta insieme al suo artefice, ed è qualcosa che io consiglio vivamente di andare a vedere. Ripeto, si vive in una sorta di sogno. Questa è almeno la mia impressione. Poi sono tantissime le cose che abbiamo in comune. Io addirittura ho dovuto prendere appunti, pensate. Allora, noi, a parte ci accomuna questa denominazione che gli eruditi illuministi hanno dato sia a Fondi che a Sabbioneta, quindi quella piccola Atene che mette un po' l'accento su questa vivacità intellettuale, no? Quindi che ha caratterizzato sia Fondi sia Sabbioneta. E questa è già una piccola cosa che ci accomuna. Poi, per chi ha visitato Sabbioneta, appare palese un'altra cosa. Sono entrambe due, sia Fondi che Sabbioneta, sono due città che sono state fondate alla maniera romana, nel senso che sono nate con il criterio di costruzione romano, quindi sono città fatte su decumani, questi quadrati fatti da decumani e da cardini. Quindi c'è questo decumano che a Fondi è rappresentato dalla via Corso Appio Claudio, e qui è l'antica Appia, e c'è il decumano invece che attraversa Sabbioneta, che è via Vespasiano Gonzaga. E quindi decumani e cardini, solo che a Sabbioneta c'è la piazza che è leggermente decentrata, che suppongo per motivi difensivi. Però ecco, questa è un'altra delle caratteristiche, quindi abbiamo in comune questa romanità che poi si vede anche nel pensiero di Vespasiano Gonzaga, no? Questo il principe rinascimentale si ha caratterizzato la sua città con reperti romani che lui trovava durante le sue campagne di scavo, che erano campagne di guerra. Poi, oltre a queste una corrispondenza che è palese, la ritroviamo proprio nell'architettura.
che è la chiesa di Santa Maria Assunta. Santa Maria, abbiamo, che è praticamente la replica fedele della nostra Santa Maria in Platea, quindi vi consiglio anche di vedere queste, di notare queste corrispondenze che sono proprio nell'urbanistica. Poi quello che ci caratterizza in maniera più incisiva è questa presenza importante di una fiorente comunità ebraica. Comunità ebraica che oltretutto ha in comune con Fondi che cosa? È il fatto di essere libera, di non essere relegata in un ghetto. E questa è una cosa importante, questa è una cosa che va sottolineata. Ecco, perché ritornando alla bellezza di Sabbioneta, forse è meglio curata quella che sia a Sabbioneta, perché è molto, chi l'ha vista rimane colpito da questa architettura particolare, da questo colonnato, eccetera, eccetera. Quindi una cosa, ripeto, consiglio di andare a vedere anche questo. E ricordiamo che per quanto riguarda Sabbioneta, la comunità ebraica si seppe organizzare in una maniera tutta particolare. Ha in comune con Fondi che cosa? Il fatto che comunque questi ebrei erano dediti al commercio della stoffa, quindi alla colorazione della stoffa, ma poi anche di che cosa si sono occupati, in che cosa è andata avanti la comunità ebraica di Sabbioneta. È famosa per i suoi libri. Tutto ciò che è edito in stampa dalla fine del XVI secolo è stato edito da questa tipografia ebraica. Questa è una cosa importantissima. Poi, altra cosa che mi preme sottolineare, è il teatro. Teatro, sappiamo, famoso, il primo teatro realizzato in Europa. No? Questo del teatro di Sabbioneta, teatro olimpico realizzato da Vincenzo Scamozzi. Siamo nel 1590, mi pare. No? Quindi, guardate, se vi guardate intorno, noi avevamo qualcosa di analogo. Il nostro era, ci siete seduti dentro praticamente, questo era il teatro che praticamente citato da Enrico Amante nel suo Fondi e nelle memorie statutarie, quindi un libro edito nel 1902-1903. Quindi questo era il teatro poi andato distrutto con l'invasione francese, giudicato da Enrico Amante e poi anche da suo figlio Bruto, uno dei primi teatri mai realizzati in Italia, quindi anche questa particolarità che pochi sanno, io vi consiglio di andare a approfondire questo argomento perché è una cosa molto interessante. Non sono d'accordo però da cultore di storia locale sulla datazione, Enrico Amante parla di questo teatro fondano realizzato, lo vuole già realizzato nel XII-XIII secolo, su questo non sono d'accordo assolutamente, però ecco, io ritengo sia stata più opera di coloro che hanno un po' animato la stagione culturale di questa città, che è o Giulia Gonzaga o suo nipote Vespasiano. Poi, ecco, ripeto, questi sono i punti che abbiamo in comune. Ripeto, non mi sono soffermato sulla storia, perché già, ripeto, è stata già i tratti storici sono stati già abbastanza spiegati dalla signorina che mi ha preceduto. Ecco, io auspico, chiudo con questo breve intervento, auspico che ci sia quanto prima qualcosa di più di un semplice rapporto di amicizia, qualcosa che schiuda poi un vero e proprio gemellaggio. Io questo lo spero perché, ripeto, sono tantissime le cose che abbiamo in comune. Un saluto agli amministratori e di nuovo, un saluto ai nostri ospiti. Buona serata. Bene, il mio omologo, perché è presidente della Prologo di Commessaggio, Federico Agosta Del Forte. Grazie, buonasera. Vi porto i saluti della Prologo di Commessaggio che qui rappresento insieme ad altri miei illustri collaboratori. Innanzitutto vorrei portarvi anche le scuse e il dispiacere delle autorità della città di Gazzuolo, che è la sede dove è nata Giulia, non sono potuti venire, però nei piccoli ricordi che ci hanno dato da omaggiarvi c'è una lettera del sindaco con il quale vi fa le scuse di persona. Invece per quanto mi riguarda personalmente, che dire, dopo così tanti illustri oratori io posso solo dire che siamo stati onorati di essere insieme ai colleghi della Prologo di Sabbioneta di avere aderito a questa iniziativa di venire a Fondi per onorare Giulia Gonzaga. Per noi era stato, come l'ho detto prima in alcune interviste alla televisione, è stato come venire a trovare dei vecchi parenti. Speriamo di poter contraccambiare in modo dignitoso questa vostra accoglienza così imponente e importante. Grazie veramente di cuore. Grazie.
E concludiamo prima dello scambio dei doni con Alberto Sarzi Maridini, che è stato un po' l'ideatore di questo incontro di oggi, che può essere foriero poi nel futuro. Speriamo veramente di dare un seguito. Niente, allora io vi porto il saluto dell'Associazione Proloco di Sabbioneta, che qui rappresento, e come coordinatore del Proloco del territorio Olio Po, anche vi saluto di tutte le Proloco e le associazioni del nostro territorio. Il nostro territorio è un territorio che è stato caratterizzato dalla presenza dei Gonzaga, soprattutto di Vespasiano. Vespasiano Gonzaga è nato qui a Fondi, e quindi questo è il rapporto più diretto che c'è tra la vostra città e la nostra. Vespasiano Gonzaga, che è sicuramente, come è stato accennato poco fa, il padre di Sabbioneta, l'ha creata in 35 anni. Però posso dire altrettanto con tanta certezza che se Vespasiano è il padre di Sabbioneta, Giulia Gonzaga è la madre. Perché tutto quello che ha imparato Vespasiano e che poi ha applicato nella realizzazione di città di Sabbioneta le è venuto da quanto ricevuto da giovane, dalla zia Giulia. Zia Giulia che aveva qui a Fondi la sua base. Quindi due personaggi straordinari per la storia sia di Fondi che di Sabbioneta, che legano in modo indissolubile le nostre due città. Mi sembra che sia stato ricordato in modo più che sufficiente da chi mi ha preceduto, quindi grazie mille e speriamo di rivederci a Sabbioneta più presto. Certo, e grazie. Questa è una tradizione e una cultura che è nostro compito, è nostro dovere trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle giovani generazioni, perché si possa, ecco, rinnovare il ricordo e la memoria. Quindi sarà anche questo impegno anche nelle scuole e dei vostri comuni, con i comuni di Fondi. Ora c'è il classico scambio di doni che facciamo così, che il sindaco intanto di Fondi ha preparato. E ci sono già, ecco, le nostre ragazze che sono qui per ciascuno, ecco qua, se magari vuoi dare due parole su questa pubblicazione. Sì, vi facciamo dono di alcune pubblicazioni dove sono facilmente riscontrabili una serie di elementi che hanno caratterizzato la nostra storia fin... Questa è l'ultima, esattamente, il Caleidoscopio Fondano. Questa è l'evoluzione di un secolo attraverso il lavoro e la fatica, oltre quella che sto facendo, che pesa 4,5 kg, da parte di un nostro collezionista, Giuliano Carnevale, coadiuvato anche da Massimo Rizzi e da tanti altri che hanno voluto dare attraverso la ricostruzione delle cartoline quella che è stata l'evoluzione di un secolo. Quindi la ritroverete con un cambiamento, soprattutto quello dell'ultimo ventennio, che ha determinato sicuramente la vera evoluzione di questa città, e mi auguro che possiate apprezzarla anche in queste poche ore che vi rimarrete nella nostra splendida Fondi. Quindi un dono al sindaco di Commessaggio, se mi dà anche l'altro per l'assessore. Questo è il caleidoscopio, e poi altre pubblicazioni ho visto, per il presidente della Proloco. E al coordinatore della Proloco. Poi ho visto altre, poi c'è il Gardaliano. Io facciamo una cosa, siccome le pubblicazioni sono tante, non vorrei sovraccaricarli perché non credo che riescano a tenerli. Altre due. Allora, c'è una pubblicazione che è una ristampa anastatica di Bruto Amante e Enrico Amante, già ricordati dal collega precedentemente, Storia di Fondi, Fondi in Campania e cenno storico della città di Fondi. E un'altra pubblicazione che abbiamo fatto un convegno, Enrico Amante, il figlio Bruto in rapporto al risorgimento italiano e rumeno, di cui abbiamo curato appunto gli atti, e quindi anche di questo vi omaggiamo.
ci sono, sì, magari le consegniamo, sono qui per voi. E, per ora fondi, sì, ha terminato, mi sembra che sia la vostra, anche voi, sì. Allora, l'omaggio che porto alle autorità di fondi è uno dei migliori libri fotografici realizzati negli ultimi anni dal Prologo di Sabbioneta. Se avete l'anima di un uomo, è un, volendo possiamo anche aprire, è un libro fotografico che riporta moltissime foto di un famoso fotografo locale sulla nostra città. E ci sono anche all'interno alcuni brani romanzati della vita di Vespasiano Gonzaga. Bene, e, c'è ancora qualcosa da quello che... Sì, molto bello questo momento. Multimediali, dunque, questo è un CD del Palio delle Contrade che teniamo come saggio tutti gli anni. Poi abbiamo un CD, questo, realizzato da Patrizio Roversi, che è fatto con fondi della Cariplo, la banca Cariplo, grazie all'istituzione di un'associazione che si chiama Regge dei Gonzaga, che attualmente è funzionante, di cui facciamo parte entrambi, come Saggio, Sabbioneta e altri comuni, e ve lo consiglio perché veramente parla un po' di tutto, del cibo, della storia, della cultura, dell'arte, come Saggio. È anche bello da vedere perché lui è anche simpatico. Ecco, ok. Poi abbiamo delle pubblicazioni sempre su commessaggio, mappe del territorio, atti di studio sempre su commessaggio, luoghi, personaggi, avvenimenti di commessaggio e la storia del nostro paese. Okay. Queste sono tutte diciamo pubblicazioni che noi abbiamo fatto per la promozione del nostro paese. Ecco qua, c'è anche quella di Gazzuolo. Questa è la nostra. Questa invece è bravissimo, vedo che anche tu ti trovi un po' nelle mie condizioni altre volte, hai già capito. Ok, allora questa qui è un acquaforte che è stata fatta con le tecniche dei tempi di Giulia Gonzaga da un artista che si chiama Leonardo Scarfò, che ha fatto un lavoro che noi le abbiamo commissionato. Praticamente è stato così, noi abbiamo fatto come i mecenati di allora. I dieci sindaci dei comuni dell'area Olio Po hanno commissionato questo lavoro con delle tecniche di incisione su lamina metallica e stampa in varie copie di questo lavoro. Allora, ognuna di queste stampe parla della storia dei paesi, dei simboli, che viene descritta poi nel foglio allegato, così uno può guardare e leggere e intanto, come dire, immaginare quello che è il presente e il passato dei nostri paesi. Ce n'è una anche di Gazzuolo e ce n'è una anche di Sabbioneta. E praticamente attraverso questo artista con le tecniche del Cinquecento abbiamo legato un po' tutto il territorio con questo marchio, diciamo, che viene ripreso in queste acqueforti. Ed è un po' un lavoro particolare che abbiamo fatto per sentirci anche uniti. Quindi c'è questo qua, lo spiega Federico. Poi ci sono le altre due acqueforti, quelle di Sabbioneta e di Gazzuolo. Ecco, passiamo il testimone. Niente, ci premeva anche farvi il regalo dell'omaggio del calendario. Noi abbiamo l'onore di essere arrivati alla 26esima edizione del calendario ininterrotta, perché questa iniziativa in molti paesi viene
viene attuata, però dopo per forze di causa maggiore viene lasciata perdere. Noi siamo riusciti, grazie a una nostra collaboratrice che è qui presente, la signora Germana Broccaioli, riusciti a fare ininterrottamente 26 edizioni, questa qui è la 26esima, e praticamente per i nostri cittadini abbiamo avuto l'opportunità tramite il calendario di dargli un'enciclopedia che viene sempre aggiornata della storia di Commessaggio. Quindi per noi è un onore omaggiarvela tramite l'amministrazione comunale. In dialetto. Certo, è in vernacolo, alcune cose sono in dialetto, alcune sono in italiano. Da che ho la parola riporto anche gli omaggi dell'amministrazione di Gazuolo, la litografia che anche qui, come spiegava il nostro sindaco, è opera dello scultore Scarfò, e questa qui è riferita a Gazuolo ovviamente con tutti i loro simboli. Un libro sulla storia di Gazuolo. È l'ultimo DUD della loro produzione, loro hanno un centro molto attivo. Questa è una manifestazione che abbiamo fatto proprio domenica a Gazuolo per onorare questa visita che facciamo e per onorare i 500 anni di Giulia Gonzaga. Prego. Bene. C'è una sorpresa che è qui dietro. Io approfitto perché anche per dirvi che qui siamo in tanti, ma molti ci seguiranno anche attraverso la TV, in modo particolare da Fondi Web TV, che sta riprendendo tutta la manifestazione. Voi avrete modo di vederlo anche su siti web, e quindi vedremo anche l'indirizzo tutte le volte che volete, potete vedere questo nostro incontro. Io mi avvicino anche alla TV perché mi hanno spiegato che c'è un pasticcere artigiano, pasticcere di Sabbioneta. Però visto che la signora è qui, magari ci può spiegare bene e meglio. No, allora lo dico io. No, perché no, prima me l'ha spiegato però. No, prima me l'ha spiegato. E ha creato questo dolce proprio in onore di Giulia Gonzaga, che si chiama La Treccia di Giulia Gonzaga. Gli ingredienti non ci sono, perché è un segreto, e quindi altrimenti spiega il segreto, però dall'apparenza è ottimo, sicuramente sarà anche buono da mangiare, e noi lo faremo questo, perché ce ne sono due, un pezzettino per ciascuno, perché insomma, giusto per assaggiarlo, nel coffee break che seguirà e terminerà questo nostro incontro, che poi seguirà la visita guidata. A questo punto dobbiamo dire grazie ancora per la vostra presenza, è stato sicuramente un momento molto importante che sarà il primo di una lunga serie. Allora, grazie a tutti e buon proseguimento.